Pescara Reggiana, terzultimo atto di un campionato fallimentare. Per la retrocessione manca solo l'aritmetica. Chiudere con dignità, lo ha espressamente chiesto la squadra grassadonia dopo il tracollo di Cosenza. Sarebbe il minimo sindacale. Il clima che si respira nell'ambiente è pesante, un misto di rabbia e profonda delusione. La primavera in campo non sarebbe deontologicamente corretto né giusto. Che giochino invece sino alla fine i protagonisti di una stagione da cancellare al più presto, ma con facce nuove, chiarezza e progettualità. La retrocessione deve essere vissuta come un'opportunità per ripartire da basi credibili. Il Perugia, che proprio il Delfino ha spinto in C non più tardi di 9 mesi fa, ci è riuscito tornando in B. Servono organizzazione, scouting e attribuzione senza ingerenze di responsabilità e competenze. Veniamo ai probabili 11. Pescara privo di Alastra, Del Favero, Basit, De Sena, Bellanova, Drudi, Balzano, Memuscei, Rigoni, Maestro e Busellato. Fiorillo tre pali, 4-3-3. Gut, Sorensen, Scognamiglio e Masciangelo in difesa. Valdifiori, Omeonga e Macina a centrocampo, davanti Capone e Vokic a supporto di Odgaard. Nella Reggiana squalificato Yao, 4-2-3-1 il sistema che sarà adottato dal tecnico Massimiliano Alvini. Venturi tre pali, Libutti, Rozio, Aieti e Gianfi in difesa. Rossi, Varone, tandem di mediani. Esterni Siligardi e Radrezza, Laribi tra le linee alle spalle del rientrante Carbò. Le immagini di 3 precedenti all'Adriatico. 8 ottobre 1995, il Pescara travolge la Reggiana del debuttante Carlo Ancelotti, che a fine torneo centrerà la promozione in A. Per gli emiliani sblocca Roberto Paci, che trafigge De Sanctis, mera illusione. L'11 di Franco Oddo si scatena. Su punizione Nobile Pennella, Carnevale pareggia di testa. Nella ripresa da Baldi Assullo, che al volo infila Ballotta e firma così il primo gol in maglia biancazzurra. Subito dopo, testa di Carnevale traversa e rovesciata da 2 passi di Federico Giampaolo. Il Pescara non si ferma. Poker dello stesso re Federico su assist del solito Totò Nobile. Stagione 97-98, i biancazzurri di Adriano Buffoni si impongono 2-0. Prodezza balistica di Ottavio Palladini, gol pazzesco. Nella ripresa raddoppio di Dario Di Giannatale, ispirato da Yuri Cannarsa. Infine campionato 98-99. Il Pescara di Gigi De Canio prevale di misura. Baldi per Esposito, che prova col destro, Pantanelli respinge. Tapin di Paolo Rachini, bravo a chiudere sul secondo palo.